Il suo primo pensiero quella notte dell'incendio, quale fu? Il primo pensiero fu che fosse un processo irreversibile. Ha pensato di mollare? No, mollare mai, però dover rinunciare al sogno, ridimensionarlo, questo sì, ma è durato pochissimo, perché subito, perché facendo i conti veniva che non c'era via d'uscita a una batosta di quel genere. Invece è emerso un parametro nuovo che non aveva considerato, che è la credibilità che ci eravamo conquistati nei precedenti 20 anni. È in nome della credibilità di cui parla il professor Vittorio Silvestrini che Città della Scienza ha rialzato la testa. E non era impresa da poco, visto che quel maledetto lunedì 4 marzo di 3 anni fa andava in fumo un patrimonio faticosamente acquisito negli anni. L'attacco, l'incendio, ci ha tolto gli strumenti di lavoro e quindi ci ha messo in una difficoltà molto acuta. E senza strumenti di lavoro è difficile guadagnare. Certo. Anche un calzolaio senza i suoi strumenti non può fare le scarpe, così. I volti dei mandanti e di chi ha appiccato il fuoco non sono stati ancora svelati, compito non facile quello dei magistrati napoletani chiamati a dipanare l'intricata matassa. E intanto le macerie stanno là. Ferri arrugginiti e vetri rotti diventano un involontario monumento alla tragedia. E in questo percorso, tra ciò che rimane della Città della Scienza incendiata, ci accompagna Luigi Amodio, che è il direttore di Città della Scienza. Ecco, ci sono cumuli di macerie dovunque. Qual è la sua sensazione? Ma devo dire che non rientravo in questo posto da parecchio tempo e ancora fa impressione. E ogni volta si vede qualche oggetto nuovo che non si ricordava. Prima lì ho visto un acquario. Direttore, lei parlava dell'acquario, qui ci sono anche i vecchi Sì, tornelli. qui ci sono i tornelli attraverso cui passavano i visitatori e invece adesso appunto sono delle sculture di arte contemporanea. Puntate alla ricostruzione. Avete affidato il progetto a un concorso internazionale di idee. Che è stato vinto da 3 giovani. Sono 3 giovani architetti che hanno avuto anche esperienze internazionali e che secondo noi hanno probabilmente meglio interpretato la necessità appunto di costruire qualcosa di nuovo, ma che non perdesse il legame con Con quello che c'era l'antico. prima. E quando sarà pronto il nuovo edificio? Noi ci siamo dati come data, Scadenza. come scadenza il 4 marzo del 2018, ormai per noi È il una data 4 simbolica. marzo è una data simbolica. Nell'attesa che tutto ritorni come prima, o meglio di prima, a breve si terrà la conferenza dei servizi per la realizzazione dell'opera, il riscatto si materializza con il taglio del nastro dell'avveniristico edificio di Corporea. È un museo interattivo totalmente dedicato al corpo umano. Il cantiere della struttura è terminato, ma lo spazio sarà allestito e aperto al pubblico a partire da dicembre. Lo visitiamo con chi lo ha progettato, l'architetto Massimo Pica Ciamarra. Noi abbiamo pensato a un edificio nel quale non si entrasse dal piano terra, come spesso siamo abituati a entrare dentro gli edifici schiacciati e dominati dal potere o da istituzioni che sono lontane. E si entra da Invece dove? si entra da un piano intermedio, quindi l'uomo è come l'uomo di Leonardo, l'uomo vitruviano, si trova al centro dello spazio e dal centro dello spazio coglie la totalità. È uno spazio continuo e quindi è un viaggio nel sistema, nello spazio, ma che si vede anche in qualche dettaglio che
non fa parte del museo. Nell'ascensore, l'ascensore è una cabina di vetro che scorre vicino a delle immagini che si muovono. Un viaggio nel corpo umano, non una semplice operazione dal valore didattico, ci tengono a spiegare alla Fondazione IDIS. Sarà questo grande Museo Nazionale della Salute, ma nel contempo un luogo di prevenzione sanitaria. Nel nostro mondo l'aspetto del combattere le malattie parte dal fatto che le conosce e le previene, quindi sarà appunto un gigantesco laboratorio di prevenzione sanitaria fatto con le associazioni, con i medici, con chi sostanzialmente si occupa appunto di prevenzione. E poi, non ultimo, sarà anche un luogo di creazione di valore. Noi abbiamo questo incubatore per aziende biomedicali, start-up biomedicali, perché noi napoletani sappiamo come sia importante star bene, e quindi la salute, l'alimentazione, eccetera, ma soprattutto il lavoro.